Telespettatori di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre, siamo presenti come sempre quando a Catania ci sono degli eventi che riguardano la salute. Eh, siamo appunto presenti a un convegno importante, nazionale peraltro, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a dieci anni dal decreto legislativo 81-2008. Eh, questo convegno si propone di eh, verificare un po' quello che è il lavoro svolto negli ultimi dieci anni dall'attuazione del decreto legislativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e tiene eh, assolutamente in, eh, così in considerazione eh, le tematiche relative alla protezione, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul tema della salute, eh, ricordando, ricordando l'importanza della serenità eh, che deve essere attribuita ai lavoratori nel momento in cui eh, si trovano in ambito lavorativo naturalmente come ogni convegno che si rispetti avrà assolutamente una grossa eco nella nostra città e vedrà vedrà assolutamente presenti eh, degli come si dice, stakeholders che eh, tratteranno questo argomento e che sono eh, innumerevoli. Quindi eh, ci aspettiamo da loro delle, delle risposte, delle chiarificazioni sulla, appunto, sulla gestione della salute in ambito di lavoro. Grazie. L'ingegner Ester Rotoli, direttore della Direzione Centrale della Prevenzione in AIL, è presente, eh, siamo molto lieti di averla ospite qua a Catania per questo importante convegno nazionale sulla sicurezza e, e sui luoghi di lavoro. E a dieci anni appunto si celebra il decimo anno dall'emissione del, del decreto legislativo 81-2008. Eh, vogliamo sentire un pochino quali sono le sue come dire, le prospettive che si pone questo convegno nazionale. Sì, noi abbiamo fatto un po' un bilancio della operatività di questo decreto 81 a dieci anni dalla Tutti abbiamo rilevato il cambio di rotta che c'è stato dalla 626 all'81 perché siamo passati da una norma prescrittiva, la cosiddetta norma command e control che dava delle prescrizioni di adeguamento dei sistemi ad una norma che invece pone in evidenza la centralità della persona, quindi l'approccio è un approccio olistico rispetto al quale il tema della collaborazione e della partecipazione sono parole che ricorrono nel testo varie volte, io sto parlando di cooperazione e collaborazione fra le istituzioni, quindi nei tavoli nazionali, Comitato 5 e Commissione Consultiva Articolata. 6 che vanno rivitalizzate, riconfermate, gli va data nuova linfa e quella che è la prevenzione attuata all'interno dell'impresa, dove noi abbiamo delle figure essenziali, quali il medico competente, il responsabile della salute e del sistema di sicurezza, l'RLS che è il rappresentante dei lavoratori. Anche questa è una figura importante perché è diciamo, il collegamento fra l'esigenza di salute e sicurezza del lavoratore nei confronti dei datori di lavoro. Questo sistema all'interno dell'impresa si deve sviluppare in un'ottica partecipata di collaborazione e soprattutto in uno sviluppo della cultura della prevenzione che passa attraverso una consapevolezza dei rischi, quindi attraverso la capacità di valutare i rischi e in questo senso l'Istituto insieme anche alle regioni e alle parti sociali sta portando avanti diverse iniziative per aiutare il sistema all'approccio alla sicurezza che passa attraverso la valutazione dei rischi. Se non si sanno i rischi non si sanno neanche mettere in campo le misure di sicurezza, prima di tutto di carattere primario, che sono funzionali a limitare, ridurre se non azzerare il rischio rispetto a quello che tecnologicamente si riesce a fare, che poi non è solo tecnologia ma è anche organizzazione del lavoro, quindi procedure, quindi mettere in atto quelle che sono le manutenzioni sulle macchine, la definizione dei flussi operativi fra le persone che sono preposte a garantire la sicurezza e quindi questo è un qualcosa sul quale noi stiamo investendo in concorso con tutti gli attori. Poi vorrei in particolare, oggi ho rimarcato quello che è un impegno di INAI importante sul versante dell'assistenza alle imprese. E noi stiamo parlando di programmi di finanziamento che ormai dal 2010 facciamo ogni anno. Sono programmi per i quali eh, fino all'anno scorso noi abbiamo globalmente messo a disposizione delle aziende più di un miliardo e otto di euro per investire in sicurezza. Eh, noi diciamo sempre che eh, investire in sicurezza non è un costo ma è un investimento. Ci rendiamo anche conto eh, del sistema che è un sistema economico in crisi per cui un supporto inail a fare sicurezza finanziando il 65% in conto capitale del bene che si acquista vista è una mano, è un aiuto nei confronti delle imprese. Quest'anno il bando che sarà emesso entro dicembre, presumibilmente intorno al 20 dicembre, è un bando attraverso il quale metteremo a disposizione 370 milioni. Quindi è un'espressione concreta di risorse che mettiamo a disposizione del sistema per fare sicurezza. Abbiamo il piacere ora di intervistare l'ingegnere Antonio Leonardi, eh, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, che ha un ruolo eh, preminente. Ha organizzato, credo lui, tutta questa mh, interessante e importante giornata relativamente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Soprattutto un, è una, come dire, una rivisitazione. Della, di, dieci anni, di circa dieci anni rispetto all'attuazione del decreto legislativo 81 2008. A lei la parola. Sì, noi abbiamo voluto fare questo eh, convegno per fare un punto sull'attuazione del decreto 81 a dieci anni della sua emanazione. In realtà vogliamo fare un punto, un'analisi eh, approfondita ma anche un bilancio e anche delle, ragionare sulle prospettive future e sulle criticità non su un decreto ma anche su un decreto non su una norma ma anche su una norma in realtà su tutto un processo che è partito 24 anni fa con la 626 e si è consolidato con l'81 10 anni fa e quindi abbiamo ragionato oggi su questi aspetti salienti eh, positivi e negativi o di criticità abbiamo eh, concordato un po' tutti che non abbiamo un ottimo testo normativo quindi non è tanto quella la criticità, certamente migliorabile, certamente semplificabile dal punto di vista burocratico ma la criticità è probabilmente più dovuta a una applicazione del, del decreto: un'applicazione non sostanziale, spesso, non veramente concreta, ma più che altro basata su aspetti burocratico-cartacei, con l'obiettivo di evitare la sanzione da parte dell'organo di vigilanza. Allora il punto di svolta deve essere questo, noi dobbiamo passare dalla fase delle carte, ancora la sicurezza troppo spesso si fa con le carte, con i documenti di valutazione di rischi, con i piani di sicurezza che sono tomi enciclopedici, non le legge nessuno, non servono a niente, non le leggono soprattutto i lavoratori, gli operatori che sono i veri interlocutori del processo di organizzazione della sicurezza aziendale. Non li, non, e quindi questi strumenti validissimi creati dal, dall'assetto normativo finiscono per essere sviliti e non servire a nulla. Se, questi, se noi rendiamo questi documenti molto più snelli, molto più pratici, molto più concreti e soprattutto agiamo sul contesto organizzativo aziendale, sul, vera, sul cambiamento di procedura, su introdurre procedure di sicurezza, su far sì che i lavoratori seguano delle procedure snelle, semplici, ma che siano procedure che eh, orientano a comportamenti sicuri, forse quello può essere il punto di svolta. Quindi non è tanto la norma, ma è l'attuazione la la di questa norma. E un aspetto fondamentale in tutto questo ce l'ha la formazione che ha un ruolo strategico, perché la formazione nel, nell'81 è ripetuta 121 volte, una volta ogni due articoli. Testimoniare che cosa? Che la formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti, delle, di tutte le figure, dei soggetti della prevenzione, ha un ruolo strategico per l'abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali. Certamente il uno dei, la formazione è uno dei valori aggiunti del, del, dell'81 eh, del 2008, ma ci siamo chiesti oggi, ma questa formazione ha dato i risultati che voleva? È stata veramente efficace, è stata di qualità o ha prodotto anche qui un attestatificio, cioè un mercato di attestati con l'obiettivo di avere il pezzo di carta e dietro questa, questa eh, formazione spesso non c'è un'efficacia, eh, un un'efficienza, una qualità e soprattutto non c'è quello che il risultato bisognerebbe avere, cioè cambiare i comportamenti, cambiare le modalità di lavoro, cambiare le abitudini. E non è facile perché non si formano ragazzi di 15 anni ma si formano eh, uomini, persone che hanno 20-30 anni di esperienza lavorativa e sappiamo bene tutti che se noi siamo abituati a fare una determinata attività, una determinata azione, la facciamo da 30 anni e non è perché adesso uno viene e ci dice che non si, non si fa perché è pericoloso e noi la cambiamo, non la cambiamo. E quindi bisogna agire in modo diverso per cercare di incidere su questi comportamenti. L'obiettivo allora, della formazione deve essere questo: deve essere quello di far cambiare comportamenti, creare comportamenti sicuri, creare procedure che possono essere seguite dai lavoratori. Quindi il suo invito è assolutamente quello del pragmatismo, dell'arrivare proprio al nocciolo della questione senza troppi preamboli, senza troppe carte. Credo che sia. Una, un intendimento importante. Mi piace, eh, a conclusione del suo intervento, citare eh, quello che lei ha così detto nel, credo nel comunicato stampa. Il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si deve coniugare, a mio modo di vedere, con la produttività, competitività, la cultura del lavoro e il miglioramento della crescita sostenibile, come si dice con parole magari abusate, ma io ritengo che sia importante dare... Tranquillità, come dicevamo, poc'anzi, al lavoratore in termini di eh, serenità nell'ambito del lavoro, ma eh, assolutamente in un ambito dove la salute venga messa al primo posto rispetto a, a tutti gli altri parametri. Certamente sì, la salute deve essere messa al primo posto. Deve essere messa al primo posto e certamente non può fare a meno, della de produttività, del benessere complessivo dell'azienda, dell'organizzazione. Eh, ma la, il rispetto anche delle norme di salute e sicurezza non è vero che impedisce la, o la rallenta la produttività allora. o diventa un costo, come spesso la non sicurezza ha un costo superiore al costo della sicurezza. Quindi bisogna coniugarla con la produttività e bisogna far sì che eh, ci sia un contesto produttivo che coniughi certamente salute e sicurezza con efficienza anche del lavoro. Noi la ringraziamo, è stato assolutamente esaustivo. La ringraziamo ancora. A questo convegno partecipa in maniera assolutamente importante, determinante vorrei dire, proprio per l'azione che poi a volte si trovano a, poter, a dover a, poter affrontare, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania, Giuseppe Verme. E, e lui mm, approfondirà eh, gli aspetti relativi all'importanza del sistema di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, che è argomento di grande importanza e di grande... Come dire, Serenità verso la nostra utenza, il nostro pubblico. Sì, noi come Vigile Fuoco, chiaramente come ruolo istituzionale, siamo impegnati nel soccorso tecnico urgente e quindi spesso e volentieri interveniamo negli scenari degli infortuni perché è necessario. Soccorrere eh, le persone mal capitate, ma abbiamo anche il ruolo della vigilanza. Quindi nell'ambito della prevenzione incendi siamo noi a verificare e a controllare tutte quelle attività, luoghi di lavoro compresi, chiaramente anche tutte quelle strutture civili e industriali che necessitano che possiedano degli standard di sicurezza proprio per garantire la sicurezza dei cittadini e delle persone che vi si trovano dentro. Quindi in questo contesto io ho voluto sottolineare in, quest, in, questa, in questo incontro, in questo seminario che si è fatto sulla, sulla sicurezza l'aspetto della gestione perché ci preoccupiamo molto ormai di voler alzare lo standard delle strutture e degli impianti, ma poi non ci preoccupiamo che questi impianti e queste strutture devono essere sempre e comunque efficienti e funzionanti al momento in cui dovesse succedere qualche problema e che la gente e che le persone che si trovano sul posto siano in grado di poterlo utilizzare realmente. Quindi, volevo sottolineare questo aspetto, magari con investimenti in questo caso senza dover alzare ancora gli standard di sicurezza strutturali, ma con questo lavoro di gestione. Probabilmente potremmo anche pensare che un giorno questi, questi eventi che hanno portato a registrare questi numeri, che si preoccupano perché stanno aumentando, possano diminuire.